Bene, allora siamo in collegamento con Giuliano Barbieri, che è il segretario del Sinagi di Modena per questo appuntamento con i vari Sinagi provinciali. Con Giuliano ci siamo ormai, ci sentiamo da diverso tempo perché la provincia di Modena è abbastanza protagonista per quanto riguarda sia la parte sindacale che la parte delle iniziative. Ricordiamo che si è appena concluso un contest letterario di cui abbiamo dato ampia informazione. Ma insomma, per la parte sindacale, rimanendo più strettamente proprio ai temi del Sinagi, sembra che in questo periodo si torni di nuovo, se non proprio a una mobilitazione, però ad un confronto più stringente con gli iscritti, con una serie di assemblee nel territorio, giusto Giuliano? Sì, cominceremo venerdì sera con Vignola per chiudere il 31 con quella di Modena, quindi diciamo 5 assemblee in giro per la provincia di Modena, che un po' Ecco, sinceramente che non venivano fatte per colpa mia anche, ma comunque adesso recuperiamo. quindi un confronto diretto con gli iscritti, che sono un bel po', insomma, anche se la provincia non è grandissima, però insomma, un sindacato che si mobilita e che dialoga molto con gli iscritti, alla fine si rinforza anche. Di cosa parlerete in queste assemblee? Allora, parleremo, io vabbè, come iscritti siamo in 202, su 280 piccole cure, diciamo. Beh, insomma. Non è tanto grande, ma è molto lunga la nostra provincia, Sì. quindi per quello che se ne fanno un po' in giro, perché venire tutti a Modena sono tanti, tanti chilometri. E anche per questo facciamo la sera, in modo che insomma, non ci sia il rischio di dover chiudere l'edicola per un pomeriggio, visto al giorno d'oggi anche un pomeriggio serve. E parleremo innanzitutto dell'andamento a livello nazionale, quindi della legge, aspettando ovviamente aggiornamenti eventuali in questi giorni. Parleremo dell'accordo nazionale, quindi verso il 22 vedremo cosa succede a Milano con la FIEG. Parleremo della nostra situazione provinciale, perché vuol dire come ovviamente in tutte le province, anche qui abbiamo dei problemini, ma sono cose abbastanza, grazie a Dio, perlomeno nei rapporti con i distributori locali ci sono problemi, non sono problemoni, diciamo, forse non sono disastri, però insomma, ovviamente ci sono sempre delle cose da mettere a posto, quindi sentire un po' in giro anche, ovvio che al telefono ci si sente spesso, io arrivo anche una mattina, sono arrivato a 32 telefonate, quindi insomma, direi che il contatto c'è, la Certo. disponibilità c'è. Poi via mail siamo in 157 edicole collegate costantemente, quindi insomma, un po' ci si riesce comunque a dialogare e a intercettare i problemi. Parleremo del portale di Edicola Amica, ormai siamo arrivati alle 4.000 visite giornaliere, quindi è ora di cominciare a utilizzarlo e a sfruttarlo al meglio per portare gente in edicola. Abbiamo fatto giovedì scorso all'interno di un convegno che si chiama Benvenuto Turista, si parlava di web marketing, dopo siamo riusciti ad avere gli 8 edicolanti che erano presenti, un incontro con un docente, e abbiamo preso il nostro portale ed è rimasto stupefatto perché dalla sua esperienza è la prima volta che vede qualcuno che dall'online vuole portare la gente offline, quindi sfruttare l'online per portare la gente in edicola. Ecco, questo è un punto assolutamente straordinario. Io mi fermerei un attimo su questo perché è evidente che solo gli edicolanti, o meglio, soprattutto gli edicolanti, possono interpretare a meglio questo interfacciamento, chiamiamolo così, tra la realtà virtuale e la realtà oggettiva, vera. Quella fatta di edicole e di frequentatori delle edicole. E quindi mi andava con te di interpretare, di capire, di approfondire meglio questo aspetto. Allora, innanzitutto partiamo dal collegamento via email, cioè è un collegamento tra gli iscritti e degli iscritti con la segreteria, con il direttivo e con l'organizzazione del Sinagi provinciale, giusto? Certo, sì, praticamente è un Google Group famoso, quindi è una mailing list in cui tutti possono scrivere, tutti leggono e tutti possono rispondere, che si Ecco. va, voglio dire, da temi importanti anche al limite al cerca una rivista, per capirci. Certo. Però,
di molti, soprattutto i nuovi decollanti, per loro è stato anche questo un grosso aiuto, nel senso che se uno chiede la cosa, di solito nel giro di 5 minuti una risposta la. Come lo governate questo flusso di informazione? Ah, via mail, è aperto, ovviamente non c'è nessuna moderazione, ci mancherebbe altro. Poi adesso stiamo studiando un forum vero e proprio, di cui parlerò anche nelle assemblee, ma non è ancora definito. Un forum di modo che può essere diviso anche per categorie, quindi per avere sempre il famoso, una cosa fatta meglio rispetto alle FAQ, per capirci. Nel senso, ho Certo. questo tipo di problema, vado a vedere se ne abbiamo già discusso, insomma. Ecco, questo è già un elemento importante perché appunto fa parte del governo del flusso, perché anche con una realtà e una comunità tutto sommato piccola, parliamo appunto di più di 200 iscritti, ma insomma c'è però sempre il pericolo di un accumulo di informazione e di un groviglio tale da cui poi è difficile uscire fuori. Ecco perché ti facevo la domanda sul governo dell'informazione. L'altro Certo. aspetto, come giustamente tu sottolineavi, è il rapporto con i frequentatori dell'edicola, con i clienti e con tutti coloro appunto che si avvicinano all'informazione proprio di strada. Ecco, come invece pensate o come avete impostato questo tipo di flusso di informazione virtuale? Non so, a me viene in mente, per esempio, che ogni edicolante potrebbe avere una mailing list dei propri clienti, ma non so, adesso. Allora ti fermo subito. Scusa, non mica perché ti do la risposta, in questo senso di non voler Certo, bloccarti, che ci no, scherzo. no, no, certo. Il discorso è questo proprio, adesso in queste assemblee, per adesso il portale ci sono, dietro collegate ci sono 65 siti di singole edicole. Okay? L'obiettivo è quello con un'offerta che sarà molto buona, nel senso che un sito semistatico o anche modificabile, però che tutti i giorni viene aggiornato prendendo informazioni dal portale. Il portale viene aggiornato giornalmente da grandi persone che le stampate e il coordinamento che seguono questa cosa. Ed è grazie a loro poi che il portale è un successo, non certamente grazie a me. E faremo un'offerta che con qualche, vabbè, intorno ai 40 euro massimo uno potrà avere un sito proprio, ok? Sì. All'interno del quale c'è la possibilità di essere contattati via mail, possibilità se uno vuole di essere contattati via WhatsApp e la possibilità di crearsi una newsletter Sì. profilata. Sì. Okay? Quindi faremo una campagna di newsletter profilata. Il nostro obiettivo è quello di arrivare nel giro di qualche mese avere almeno 20.000 indirizzi di clienti di edicole. Okay? Con Certo. questo potremo ovviamente sia a livello centrale, quindi dal portale, ma anche ogni singola edicola potrà mandare, se non so, dire, donna con bambini o roba del genere, e se una cosa da bambini noi la mandiamo, informiamo i clienti, in modo che anche gli occasionali, che però sono sempre online, possano venire in edicola a vedere se gli interessa ovviamente o rispondere, farselo tenere. Cioè adesso noi sul portale mettiamo quattro novità tutti i giorni, quattro nuove iniziative ovviamente, selezionando anche, non mettendo ovviamente quelli che non, hanno sconti non corretti, quindi facendo anche un lavoro di selezione contrattuale, diciamo. Se Fabio Sebastiani è a casa, che l'edicola è già chiusa, va sul portale, va su questa pubblicazione, vede a fianco tutte le edicole che per adesso sono quelle che hanno i siti, ma aumenteranno di sicuro, la più vicina a te, se sei in mobilità, la più vicina a te, tu gli puoi scrivere, chiamarla e prenotare la tua cosa. Ecco, appunto, questo è un esempio molto molto tipico e importante di che cosa vuol dire sviluppare un flusso di comunicazione con la propria clientela, pur rimanendo, e questa è la cosa importante, pur rimanendo ancorati a un'idea dell'edicola che vende nel territorio. Perché Certo. qual è il discorso? L'atto della vendita che è contornato poi da una serie di elementi che lo preparano e lo portano a buon fine, rimane pur sempre dentro l'edicola.
è il resto che viene immesso nella realtà virtuale e nel flusso di comunicazione, ma è un resto che è invece importante e che aumenta la potenza di vendita dell'edicola stessa. Bene, sarà questo sicuramente un argomento che torneremo ad approfondire. Io però, prima di lasciarti ai tuoi numerosi e gravosi No, no, impegni, guarda, oggi stamattina sono in ufficio, sono abbastanza tranquillo. no, volevo parlare con te invece di questo appuntamento che abbiamo organizzato a bellissima fiera al Palaghiaccio di Milano domenica prossima. Andremo la redazione di Radio Rete Edicola, Milcare Digiuni, un po' di edicolanti di Milano, quindi sei formalmente e pubblicamente invitato a parlare appunto della possibilità di vendere i libri, o meglio di rafforzare e di organizzare meglio la vendita dei libri attraverso le edicole. È un elemento importante, tu stesso l'hai detto, stanno chiudendo tante librerie indipendenti e quindi le edicole possono supplire in modo molto efficace. C'è da sviluppare chiaramente una nuova cultura, ma c'è soprattutto il nodo di porre le basi materiali per poter distribuire e far arrivare i libri alle varie edicole dagli editori locali, è questo Certo. sostanzialmente il vincolo. Voi da questo punto di vista siete già un pezzo avanti, quindi sarebbe interessante ascoltare la vostra esperienza, dico, della Sì, provincia di Modena. allora, il discorso è semplice, adesso i miei colleghi di qua non ho neanche salutato nessuno all'inizio, mi scuso, saluto tutti adesso. Bene. E stiamo finendo adesso la circolare, l'ultima cosa da scrivere, poi andare venerdì, sabato, tutti gli edicolanti vanno a circolare nella loro edicola. E nel senso che abbiamo fatto un accordo con l'associazione editori modenesi, tu ci hai parlato delle volte con il presidente, con Massimo Casarini, quello di Sì. Darmstadt, ma anche con altri che non aderiscono a questa associazione, e facendo in questo modo il flusso sarà molto abbastanza semplice, nel senso che partendo sempre, adesso partiremo sempre sul portale, che ci sarà una pagina in cui chiunque può andare a vedere l'intero catalogo degli editori modenesi, e questo viene mantenuto da loro ovviamente. E noi sul portale metteremo tutte le novità, diciamo quando esce un nuovo libro lo pubblicizzeremo, e il cliente può scegliere e va in edicola oppure se è in contatto può mandare anche magari via mail, comunque lavoriamo sulle vendite certe per adesso. E manda una mail centralmente al Sinagi, quindi c'è una persona del coordinamento che seguirà questa cosa, e questo manderà mail all'editore, l'editore porta il libro al distributore e al giornale, e il giorno dopo l'edicola ha il suo libro, 30% di sconto, poi per gli iscritti ci sarà un ulteriore sconto periodico, diciamo. Nel senso che vedremo con gli editori di tirar fuori qualcos'altro riservato agli iscritti, perché è anche giusto. Come arriva E il questo libro? diciamo è per tutti gli editori della provincia di Modena, quindi dall'alto fino alla bassa. Ecco, come E arriva ieri il mi ha libro? chiamato uno che ha visto il portale, ha capito che si lavorava sul territorio locale, uno di Reggio, questo non lo sa ancora nessuno, è uno che lavora sui libri rari, ad esempio le prime edizioni di un libro, Sì. che chiede di collaborare con noi in modo che di poter sfruttare, utilizzare la nostra rete, sempre con le condizioni di cui ti ho detto prima, per poter insomma, ampliare il suo raggio d'azione, anche per noi questo può essere un plus, perché sai, c'è un po' la richiesta di libri rari, edizioni limitate, quindi lui fa Sì. proprio questo lavoro, quindi Come diamo un buon arriva ragguagliare a noi. il libro dall'editore all'edicola? Ah, l'editore lo porta dal distributore locale, il giorno dopo lo invia all'edicola. Ecco, quindi questo porta a un fortissimo risparmio dei costi Certo. e quindi all'edicolante ha un margine abbastanza importante, questo voglio dire. Sì, è un 30%, quindi non è male, insomma, direi. Anche No. perché si parla di libri, in alcuni casi sono anche libri da 50, 60 euro, 70 euro, che difficilmente, anche per i numeri di tiratura, potrebbero essere presenti in tutte le edicole. Quindi si dà la possibilità a tutte le edicole di avere anche questo tipo. Poi ovvio che ci sono edicolanti che continueranno a avere delle belle esposizioni, dipende anche dalla tipologia del punto vendita, ovviamente.
Ecco, Però questo è l'inizio, nel senso che facendo l'incontro con questa associazione, loro stanno già parlando, ci stanno studiando per fare